l'aumento del tasso di interesse di oggi, gli ulteriori aumenti del tasso di interesse non aiutano, non vanno nella direzione giusta, si rincorre un'inflazione, direi l'inflazione sbagliata. Di fatto l'aumento dei prezzi derivano in gran parte non dalla domanda, non dall'eccesso di domanda, ma bensì dai costi dell'energia in particolar modo, e quindi l'ulteriore aumento non va nella direzione giusta. Con queste parole il presidente di Artigiancredito Fabio Petri ha descritto il contesto economico e finanziario nel quale si trovano ad operare le piccole e medie imprese italiane. L'occasione è stata l'iniziativa promossa da CNA Toscana Centro dal titolo Credito alle imprese, scenari, strumenti e servizi, che si è tenuta alla Villa Smilea di Montale. Quindi dobbiamo assolutamente reagire di fronte a situazioni avverse, ma che comunque pongono il sistema delle piccole imprese sempre in una situazione di difficoltà, e quindi noi come attori del credito è un nostro compito dargli una mano, anche se la situazione esterna è abbastanza complicata. CNA Toscana Centro, CNA in generale, si sta muovendo sempre diciamo nell'interesse delle piccole imprese, non sta abbandonando assolutamente il terreno e con tutti i propri strumenti, fra cui Artigiancredito e poi anche le banche fintech, che sono un'innovazione e che in qualche modo sono complementari a quello che è il mondo delle banche tradizionali, facciamo fronte a quelle che sono le esigenze di credito delle imprese. Che cos'è che vogliamo fare in sostanza? Non solo tutelarli spiegandogli come si muove il mercato del credito, ma anche offrire degli strumenti aggiuntivi di sostegno, e questa diciamo è la parte più importante. Stasera ne spiegheremo la nostra collaborazione con le banche, voglio dire, del territorio, il nostro ruolo come associazione e sostegno a quelli che sono gli strumenti, uno di quelli è Artigiancredito, che è un confidi, voglio dire, di espressione del mondo della artigianato. Insomma, credo che ci siano tutte le condizioni per aiutare le imprese in un momento ovviamente di difficoltà. Le variabili, si sa, sono tante, siamo di fronte a degli scenari nuovi, e comunque credo il nostro sostegno sia il massimo in questa condizione.